noi chiudiamo sempre la puntata con i cori, un ah, progetto che abbiamo, su cui abbiamo puntato moltissimo grazie all'amico Lorenzo Valeriani che sta girando l'Abruzzo e ci permette di scoprire più da vicino questo contesto che, dico la verità, non conoscevo benissimo. Fantastico, queste sono altre radici che non bisogna dimenticare, ragazzi, e grazie a Di Pomeriggio che si sta cercando, avete trovato veramente delle sinergie pazzesche, infatti è un pomeriggio che stai in televisione, non ti annoi. Beh, considerando che un'ora e mezza è, non ti annoi, non è poco . Il tempo. Non ti annoi perché è tutto vario, è tutto importante della nostra terra. E allora adesso Silvia ci colleghiamo con Lorenzo Valeriani perché oggi è lunedì, quindi inizia un nuovo tour per un nuovo coro. Stiamo parlando delle voci delle ville di Ortona. Amiche ed amici di Rete 8, eccoci qui per una nuova tappa del nostro percorso dedicato ai cori d'Abruzzo e soprattutto alle sue tradizioni. Siamo in una splendida città, lo vedete dallo sfondo, grazie alle riprese di Mario Giacchetta, il mare Adriatico, questo meraviglioso castello, perché siamo ad Ortona. Temperatura direi top, ideale, no? Siamo passati dal freddo della montagna delle settimane scorse al mare. Come hai detto tu, Lorenzo, siamo a Ortona a ascoltare le voci delle ville. Le voci delle ville si presenta da sé, è un coro ormai strutturato perché è nato nel 2010, ha già fatto il suo percorso dal 2010, non si è mai fermato nemmeno durante il Covid. Questo riprende un po' la canzone tradizionale con i classici, i brani classici e anche un po' di brani della cultura proprio ortonese, per cui non ci rimane che ascoltarlo, non dobbiamo aggiungere niente, è un coro che parla da sé. Soprattutto saremo in una splendida location, ci aiuta la natura, ma ci aiuta anche e soprattutto questa meravigliosa struttura che ci parla di storia e di cultura nel centro storico di Ortona per ascoltare appunto le voci delle ville, quindi con le immagini di Mario Giacchetta e Maurizio Miglione. Mi raccomando, orecchie bene aperte perché questo è un coro che merita davvero. Tra di noi.
Allora, eccoci qui, come detto dal nostro Paolo Bertambè, siamo arrivati nella magnifica Ortona e ci ha accolti in una location straordinaria il presidente del Coro delle Ville di Ortona, Emilio Zannini, che io ringrazio. Grazie a voi. Ovviamente con abito istituzionale, no? Abito, diciamo, storico del folklore, ecco. E niente, io sono il presidente di questa corale, che ne sono molto orgoglioso, e ne faccio parte come presidente da 6 anni. E ha cominciato direttamente come presidente? No, sono entrato come corista e poi la fondatrice che poi conosceremo, presidente. Sì, la conosceremo, sì, sicuramente. E niente, sono molto orgoglioso perché è una grande famiglia, siamo molti uniti e abbiamo dei maestri favolosi. E pertanto, poi per non essere secondi anche dei solisti che hanno fatto molta carriera, sono bravissimi. E niente, sono... emozionato, dire? Emozionato. Ma le nostre telecamere, glielo dico, le nostre telecamere mettono in imbarazzo, sì, ma si scherza ovviamente, sì. Presidente. Coro che ha iniziato il suo percorso nel 2010, se non erro, sì, nel 2010. Tante iniziative, con ovviamente... il piacere della nostra presidente onoraria, che è Silvana D'Angelo, sì, che poi che conosceremo a presto, e lei poi... e ha passato il martelletto a me, in pratica. Ecco. E questo è un impegno gravoso, sì. però che sono molto onorato. Ecco. Rende felici, tanto orgoglio naturalmente. Sicuramente sì. Per un percorso che ovviamente è iniziato 24 anni fa, il periodo bene o male. 14 anni fa, il periodo ovviamente era questo, attorno, sì, alla metà di aprile, il 10 aprile, gli obiettivi raggiunti e quelli da raggiungere, presidente, perché ovviamente lei quando si è presentato, no, che si è candidato, ha detto io voglio arrivare, allora, a raggiungere questo obiettivo. Gli obiettivi sono stati molto ambiziosi, siamo stati al Pantheon a cantare, siamo stati ad Assisi Pax, siamo stati a Montecatini, abbiamo partecipato molte volte alla Settembrata, di cui siamo stati onorati della vincita, che ne siamo orgogliosi. Viaggi all'estero? Viaggi all'estero non ancora, però siamo procinti di farlo quest'anno. Non in vacanza, ma soprattutto a mandare un messaggio importante. Sicuramente dell'Abruzzo, sì, dell'Abruzzo, della tradizione, per fare avvicinare sempre i giovani a questa tradizione molto antica. Ecco. Suona per me campare.
quanti giovani si avvicinano, perché negli altri cori abbiamo visto parecchi latitanti. E allora c'è una soluzione che ha studiato il presidente, oppure deve ancora... Ci stiamo lavorando. È complicato anche qui. Sì. Però sono molto fiducioso, ecco. Ci vuole un po' l'aiuto di tutti. Sì. Noi abbiamo parlato settimana dopo settimana della collaborazione anche con le scuole. Si dovrebbe entrare all'interno delle aule scolastiche, non solo ad insegnare, intanto a far ascoltare. Poi qualcuno interessato, qualche giovane ci sarà sicuramente e arriverà a farvi però compagnia. Però se si arriva alle scuole è un passo veramente indovinato. Ecco, veramente massimo sforzo, Presidente, sì. Perché ci dobbiamo riuscire. Poi noi c'è una trasmissione a livello nazionale che fa il classico nodo, no? Il classico fiocco, per poi vedere se facciamo tutto pure è stato noi il fiocco. Facciamo, anche perché ce l'ha uno sul collo molto sì. Tradizionale e caratteristico. Facciamo così, attendiamo l'obiettivo da centrare, che è quello di tanti ragazzi giovani all'interno dei cori, perché questa è una tradizione che bisogna tramandare più in là possibile. Quindi, Presidente, mi raccomando, se l'intenzione è quella di essere rieletto, deve raggiungere l'obiettivo. Grazie a Emilio Zannini, presidente del coro Le Voci delle Ville di Ortona. Noi torniamo in sala ad ascoltare altri pezzi. Fatevi ringraziare la parte tecnica, Mario Giacchetta e Maurizio Miglione, che seguono questa settimana insieme a me nella splendida Ortona, baciati dal sole. Ci vediamo dopo. Grazie.